volevo sottolineare che sono molto scopo di letto è il seminario di autoformazione. E il seminario di autoformazione significa una cosa ben specifica per noi, cioè una pratica collettiva, uno spazio di discussione tra studenti e studentesse anche future dell'università, in cui ci riprendiamo il tempo e lo spazio per studiare quello che ci interessa veramente. L'università, diciamo, il nostro percorso formativo è deciso da altri che indirizzano e decidono i nostri piani di studio. Ecco, noi sappiamo che i saperi non sono neutrali e proprio per questo vengono da una prospettiva, da una scelta, da una scelta che viene fatta degli argomenti. Facendo i seminari di autoformazione vogliamo mettere a critica questa modalità e decidere noi qual è l'ordine del discorso. Criticare un po' il metodo di trasmissione dei saperi in modo gerarchico con la figura dell'insegnante e gli studenti che recepiscono con tabule rase i temi e i problemi. Insomma, ci dimentichiamo dei saperi plurali fatti insieme e costruiti attraverso la discussione. Per questo, prima di questo incontro non c'è stato un laboratorio, però la settimana prossima, segnatela, dal martedì 23, prima dell'incontro, dalle 17 alle 19, ci vediamo in aula A, via 100-300, per discutere di questo incontro e dell'incontro della settimana prossima, che sarà il 24 ottobre. Poi, l'altra cosa che voglio dire è che noi da anni costruiamo seminari di autoformazione. Questo in particolare viene un po' dal lavoro del seminario dell'anno scorso, che era sempre tra filosofia, lettere, storia e lingue. E il seminario dell'anno scorso si chiamava Uso, strumentazione dell'identità tra dimensione storica e dimensione letteraria. Ecco, questo seminario viene da qui perché attraverso il seminario dell'anno scorso, diciamo, e attraverso la critica postcoloniale abbiamo analizzato il passato coloniale italiano, a lungo rimosso, sminuito con la storia degli italiani brava gente. E attraverso questo seminario abbiamo evidenziato come ci sia nella teoria e anche nel rapporto materiale, diciamo, una prospettiva implicita che situa il modo in cui noi vediamo, no? Che è questa prospettiva eurocentrica, di cui ci parla anche Said in orientalismo, e abbiamo visto come la storia dell'Europa è la storia del colonialismo, che è segnata dal rifiuto e dall'esclusione, che ha creato una differenza come opposizione dualistica e gerarchica, che ha creato un'alterità che definiamo noi, non chi definiamo altro. Ecco, questo è da tenere a mente perché abbiamo scelto queste tematiche quest'anno. L'altra parte era la dimensione letteraria. L'anno scorso abbiamo cercato di dare voce alla letteratura migrante postcoloniale in Italia, che nasce in Italia soprattutto come voce di donna, e attraverso queste voci dirette di donna ci siamo resi conto come l'identità siano frammentate, stratificate e attraversate continuamente da diverse linee di potere e di sfruttamento. Ecco, questo per dire che oggi abbiamo deciso di cominciare questo seminario proprio per continuare a indagare la complessità e la stratificazione delle identità e aprire uno spazio in università per conoscere i percorsi di critica all'universalismo etno-eurocentrico, al canone dell'eteronormatività che c'è stato imposto e che è stato fatto dai movimenti femministi e LGBTQ. Ecco, volevamo appunto ragionare su queste tensioni, su queste contraddizioni. Cominciamo con l'intersezionalità, appunto per discutere, capire come i corpi siano continuamente, simultaneamente, genderizzati e razzializzati. L'ultima cosa, il titolo di questo seminario finisce con altri femminismi. Femminismi perché ci siamo resi conto, preparandolo, che si parla di una pluralità di discorsi, spesso in contraddizione, che vivono proprio dentro queste contraddizioni, questa convivenza di discorsi molto diversi che non devono essere visti come, diciamo, un impoverimento, un segmentarci e dividerci, ma come un'apertura di contraddizioni e di percorsi diversi. Vogliamo anche cercare un po' di superare questa dicotomia tra universalismo e relativismo, però sempre tenendo ben presente la multiposizionalità dei soggetti
la dimensione relazionale e il carattere storico e mobile dei rapporti sociali di Cuneo, e in particolare con un'attenzione specifica su come sono state in Italia questi percorsi di critica recepiti e tradotti. Quindi lascio la parola a lei. Grazie mille, grazie per averci invitate. Abbiamo pensato di organizzare questo intervento proprio perché prima non c'è stata ancora una discussione di testi e un confronto tra di voi in maniera un po' dialogica, sperando che poi in questo dialogo ben presto si inseriscano altre voci. È abbastanza, una responsabilità introdurre questo seminario, perché attorno alla questione dell'intersezionalità, come succede per molte categorie nuove, si concentrano entusiasmi e critiche feroci. Quindi intersezionalità è una categoria, un approccio di analisi che per un verso si tende a importare in contesti profondamente diversi da quello in cui è nata, e per l'altro che invece sollecita resistenze e critiche proprio a partire dal nocciolo duro della critica dell'identità e anche degli elementi di inquietudine e di minaccia che questo sollecita in alcune culture politiche o in alcune culture politiche egemoniche. Quindi prima, durante tutto il seminario, avrete sostanzialmente, avendo visto i titoli e i temi, ogni incontro è un incontro su forme di intersezionalità, no? Quindi oggi non è che vogliamo fornirvi una definizione di intersezionalità, ma piuttosto provare a mappare la storia e la genealogia di questo dibattito e soprattutto anche le urgenze politiche in primo luogo e poi teoriche che l'hanno fatto nascere. Quindi prima proveremo a mettere a fuoco alcuni dei contesti, degli articoli che sono stati cruciali nell'alimentare questo dibattito, ma poi proveremo anche a sollevare alcuni dei problemi che sollecitano. Innanzitutto la prima domanda è appunto: ma qual è il contesto storico-politico in cui si colloca tutto questo dibattito, che ci sembra nuovo, ma se guardiamo ai primi testi che esplicitamente parlano di intersezionalità, che si possono collocare negli anni 80 negli Stati Uniti, sono 30 anni che questo dibattito va avanti, no? E mi sembra che, per dirlo in modo molto semplificato, l'urgenza politica di questo dibattito nasce in luoghi diversi ma attorno a una questione comune, che è per l'appunto il cortocircuito tra differenza e differenze, cioè tra il momento storico in cui delle soggettività hanno rivendicato la differenza come elemento di mobilitazione e anche di identificazione, alla questione invece di come queste diverse soggettività sono diventate a loro volta egemoniche. Due esempi forse principali possono essere, per un verso, il movimento delle donne degli anni 70 e delle critiche che sono state via via poste a questa categoria di donna data per scontata dalle lesbiche, donne africano-americane, donne dei paesi ex colonizzati, e questo è un primo esempio. E l'altro esempio, secondo me abbastanza esplicito, è quello
diciamo, del passaggio dal movimento gay lesbico al movimento queer, in cui la questione sostanzialmente è stata la stessa e, se vogliamo, ancora più paradossale, cioè come una minoranza in qualche modo ha costruito uno specifico rapporto tra le identità che erano al proprio centro e quelle che invece erano rese invisibili o poste ai margini. Naturalmente, poi se c'è tempo ci ritornerò su questo, nel caso del movimento gay lesbico c'è una faccenda più evidente che ha provocato questa trasformazione, e che è l'impatto dell'AIDS negli Stati Uniti e delle politiche di normalizzazione della sessualità non sta portando a facendovi questi due esempi, parliamo appunto di due movimenti che negli anni 70 hanno fatto della questione della sessualità, in modi diversi, una questione centrale. Ma un terzo attore o attrice, dipende dai soggetti a cui si guarda, è sicuramente importante per le questioni che stiamo affrontando, quella dei movimenti anticoloniali e antiimperialisti, che hanno messo al centro invece, diciamo, un'altra prospettiva di rimessa in questione dei margini, dei rapporti tra centro e margine, che aveva appunto al centro la fase forse calante ormai negli anni 70 dei movimenti di liberazione nazionale. La questione che l'intersezionalità mette a tema è come questi movimenti molto spesso abbiano riprodotto delle idee di soggettività o delle categorie considerate come date da per sempre, e in particolare come si siano articolati attorno a un rapporto tra identità e alterità in qualche modo dicotomico e rigido. Lo diciamo oggi, naturalmente, questo non vuol dire non riconoscere l'assoluta importanza e rottura che è stata provocata da questi movimenti dentro, diciamo, a livello, direi, globale, no? Nel senso che hanno ridisegnato la mappa delle relazioni transnazionali tra ex centri coloniali e nuove realtà politiche indipendenti. Questa dinamica storica, in qualche modo, è appunto ben esplicitata dal titolo che si è dato a questo seminario, no? A cui però aggiungerei solo una piccola postilla, no? Che il passaggio da femminismo ad altri femminismi non lo dobbiamo immaginare appunto nel senso di un passaggio unidirezionale, perché altrimenti continuiamo ad avere il problema che c'è sempre qualcosa o qualcuno che è il femminismo e che rappresenta una posizione autorevole e autorizzata, e altri femminismi che si affacciano sulla scena come tante soggettività separate. Lo dico perché, se pensate a quello che è successo dopo gli anni 70, tutte queste soggettività si sono presentate, e qui parlando ad esempio in modo particolare del movimento delle donne, sempre caratterizzate da un aggettivo. C'è stato il lesbo femminismo, il femminismo diasporico, il terzo femminismo, oggi giustamente parla di femminismo queer, come se fosse importante mettere in evidenza questa tensione tra qualcosa che continuava a essere un centro incontrastato. Ecco, quindi forse quello che la prospettiva in cui vorremmo provare a muoverci è invece quella proprio dei femminismi, in cui
dentro questi femminismi, come proveremo a raccontare, l'articolazione tra queste diverse soggettività assume delle configurazioni diverse in spazi, in contesti storici diversi e anche in contesti geopolitici diversi. Ecco, l'ultimo aspetto forse introduttivo, che è una delle, dal punto di vista sempre delle urgenze politiche, ha caratterizzato questo nodo, è direi il fatto che la pluralità dei femminismi non significa la shopping list dei femminismi, né il multiculturalismo dei femminismi in cui tutti stanno sullo stesso piano, ma significa piuttosto accettare la conflittualità come un dato costante nell'articolazione delle relazioni tra movimenti diversi, e soprattutto che la solidarietà non significa omogeneità, cioè non c'è bisogno, cioè non dobbiamo pensare che l'unica base o il fondamento, l'unico fondamento possibile per delle mobilitazioni condivise o per dei processi di solidarietà sia quello dell'identificarsi vicendevolmente, no? Quindi il conflitto come elemento costante e cruciale delle forme di mobilitazione politica. Allora, queste sono un po' il quadro, diciamo, di quello che uno dei contesti in cui è emersa la, l'urgenza politica di ragionare su queste questioni. Contemporaneamente e in modo collegato ci sono state anche, c'è stata, è stata accompagnata da un, come dire, da una, da delle domande teoriche. Già all'inizio degli anni 90 Teresa De Laurentiis, che è una famosa femminista statunitense di origini italiane, metteva in evidenza questo paradosso, cioè che si può che si può parlare di teoria femminista solo perché sono esistite le critiche delle teoriche lesbiche, delle critiche delle afroamericane e delle femministe postcoloniali. Cioè prima che questo soggetto non venisse in qualche modo decostruito e denaturalizzato, in qualche modo non esisteva la teoria femminista, no? Quindi che questa molteplicità di posizionalità è il cuore stesso della possibilità di parlare di teoria femminista. Quindi mi pare che questi due scenari siano un po' gli scenari in cui possono collocare l'emergere della questione dell'intersezionalità. Come mi spiegherà adesso Vincenza? Se di intersezionalità si inizia a parlare alla fine degli anni 80, prima del nome esiste un problema ed esistono comunque delle pratiche che oggi noi potremmo definire intersezionali. Infatti la prima occorrenza del termine la ritroviamo solo sul fine degli anni 80 e precisamente nei, nei libri, insomma, nei lavori di una femminista americana, una giurista per la precisione, Kimberly Crenshaw, che è la prima appunto ad usare il termine di intersezionalità. Di fatto tutte le studiose, misura minore, insomma, gli studiosi che lavorano su questa questione oggi sono d'accordo appunto nell'affermare che le teorie femministe hanno sollevato il problema, questo problema molto prima di dargli, insomma, una ovviamente non ci sarà il tempo per, come dire, darvi un quadro dettagliato di tutte le figure, i gruppi, i movimenti, le pubblicazioni che precedono, diciamo così, la nascita, no, proprio del termine, così come del termine e del concetto su fine degli anni 80, però cercherò di darvi qualche
l'evento e di richiamare insomma alcuni dei momenti più importanti di questa genealogia del termine, perché crediamo che sia una questione importante non solo dal punto di vista di una mera ricostruzione storica, non so se giunta a collocare storicamente, no? La nascita di questa teoria, ma per alcune questioni che poi hanno una ricaduta anche sul piano, diciamo così, teorico, e ci aiutano anche ad approcciarsi nella in maniera un po' più avveduta questo concetto, un concetto appunto difficile, composto, come diceva Liliana, da una parte viene accolto così in maniera fin troppo entusiasta, come se fosse la panacea per quanti sono i mali del femminismo, dall'altra criticato insomma in maniera feroce molte volte, poi senza conoscerne la storia, quasi insomma i soldi. Quindi è importante avere chiaro, no, come nasce, perché ci offre appunto delle indicazioni di metodo. Ora, in che senso? Perché da una parte il fatto che questo concetto sia nato prima ancora che venisse formalizzata, no, in quanto tale, ci induce anche a non ridurre la letteratura su questo concetto ai soli lavori che utilizzano questo termine. E questo è molto importante perché ci forza a capire cos'è e a leggere i testi. Leggiamo il nome, questo è un testo. E ad esempio, quando avevamo come esempio la copertina di questo libro, di Tosani, perché lì comunque voi magari hanno avuto occasione insomma di leggerlo, è un testo dove la parola intenzionalità non c'è praticamente, ma è un testo che è tutto attraversato dalla premessa che nessuna categoria sociale esiste in maniera isolata e che la genesi di ognuna di queste categorie è legata in maniera variabile, imprevedibile e talvolta anche contraddittoria, no, ad altre categorie di potere che strutturano le relazioni sociali. Quindi questo è un punto. All'opposto, e l'altra faccia della medaglia, questa ricostruzione dovrebbe anche aiutarci ad essere rigidi e sospettose verso tutti quei lavori che, pur utilizzando il termine, invece ne fanno un uso più superficiale, se non addirittura decorativo. Cioè oggi l'intenzionalità è anche una moda, e quindi molte volte in molti testi troviamo come promessa questo lavoro, il metodo, ma poi insomma l'intenzionalità poi non emerge nell'argomentazione del testo. Dall'altra, questa ricostruzione fa emergere un'altra cosa molto importante. Oggi, soprattutto nel contesto statunitense, anglofono anche in Gran Bretagna, questo termine, questo concetto, questo tipo di approccio ha subito diciamo, una forma è molto adoperato a livello insomma, accademico, ma anche insomma, dei poteri pubblici, che è stato ha perso diciamo, anche la forza di impatto anche politico e di rottura che ha avuto invece ai suoi esordi. Quindi ricostruire un po' la sua nascita all'interno appunto di movimenti che erano di fatto movimenti, come vedremo, insomma, militanti, cioè proprio non nasce in ambito accademico, è anche importante per avere ben chiara questa origine insomma, militante nel termine di funzionalità. Quindi torniamo indietro, quindi fine anni 80 il termine compare per la prima volta in testi, ma di fatto è possibile individuare proprio le radici di questo approccio intenzionale nelle lotte delle donne africane, americane, cicane, del terzo mondo, di paesi ex colonizzati, lo ricordava già
già Liliana, e lo ricordiamo proprio la presa di posizione critica di queste femministe e le premesse fondamentali proprio della loro critica giocavano su un binario insomma doppio, cioè da una parte la critica rivolta al cosiddetto femminismo bianco per il suo etnocentrismo e per la sua indifferenza al razzismo, e dall'altra contestavano anche invece movimenti antirazzisti la loro scarsa o nulla proliferazione per problemi deposti dal sessismo. Quindi c'era questo doppio binario. Sicuramente la critica al femminismo bianco era quella più, più forte. Queste femministe contestavano appunto al femminismo bianco di centrare la proanalisi sull'asse della differenza di genere, in cui quindi il sessismo veniva considerato come isolato oppure disgiunto da altri rapporti di dominio, non solo il razzismo ma anche il classismo, anche l'eterosessismo, in particolare poi come vedremo. In questo modo, quindi queste varie figure, poi vedremo insomma, alcune tentavano di mettere proprio a tema la questione della posizione dei soggetti all'interno dei sistemi di potere e dominio, in quanto continuamente definita e ridefinita da molteplici assi di differenziazione. E quindi far emergere come le vite stesse di alcuni soggetti erano regolati da molteplici meccanismi di potere. Già a partire dalla fine degli anni 60 ci sono testi appunto che cominciano proprio a sottolineare, no, le oppressioni multiple all'opera negli specifici rapporti di dominazione di cui sono vittime le donne nere. E qui vediamo se riesco al volo a trovare le orecchie. Immagini. Non è infatti, non era quella, era quella di sotto. Sì, ma quello che vedete appunto è una pagina, una rivista insomma del 73, dove praticamente questo articolo parla della sterilizzazione forzata delle donne che subiscono le donne nere. Questo è un tema molto forte, se pensate insomma che in quegli anni uno dei temi insomma forti, no? I temi di politizzazione politica del femminismo bianco era quello dell'aborto, e le nere facciamo insomma notare, d'accordo, il problema insomma dell'aborto, ma come la mettiamo con noi che invece non abbiamo neanche insomma il diritto a riprodurci liberamente, con tutte le campagne di sterilizzazione forzata. Niente, cominciano anche a nascere dei movimenti costituiti solo da donne nere, tra questi l'Alleanza delle Donne del Terzo Mondo, anche qui uno dei loro volantini. Cominciano ad uscire testi fondamentali come quello ad esempio di Angela Davis, magari questo è un nome che sicuramente una figura, un nome che conoscete, per fare insomma Davis critica proprio la cecità del femminismo bianco, non solo al razzismo ma anche proprio ai trascorsi schiavistici. Ora, queste prese di posizione ovviamente hanno presso anche delle conseguenze politiche non indifferenti, cioè alcune femministe afroamericane, citane del terzo mondo,
considerando in quella precisa fase storica impossibile proprio la lotta comune tra femministe bianche e nere, e ciò condurrà quindi, ad esempio nel 1973, alla fondazione di un gruppo separato di sole femministe africane americane, ed era questo primo gruppo separato di femministe nere americane. A un certo punto, nel 64, un gruppo di donne si separeranno a loro volta e daranno e fonderanno un gruppo che si chiama Comba Rival Collective, che è importantissimo per la genesi del concetto di intersezionalità, perché in quello che poi appunto è il loro manifesto, qui la copertina non so se si vede bene, sono già delineate a grandi linee quelli che sono i punti fondamentali, no, di questo tipo di approccio. Questo è un gruppo costituito appunto da femministe africane, americane, lesbiche, quindi una grande importanza ha poi nel loro manifesto anche la denuncia appunto della questione dell'eteronormatività, anzi il primo libro, il primo manifesto in cui appunto si denuncia anche l'oppressione eterosessista, ed è molto importante perché in questo testo si prendono anche le distanze dal concetto di oppressioni multiple, che era dominante all'epoca. Quindi è un'ulteriore rottura, un ulteriore passo verso il concetto di intersezionalità. Infatti il Comba Rival Collective non parla più di oppressioni multiple, sommate una sull'altra, no? Poi ho fatto una lista anche di frasi prese da vari testi che erano molto carine, tipo Angela Harris, un'altra femminista africana-americana, dice: non sono una donna nera più un'altra cosa, oppure insomma un'altra Deborah King, un altro libro, cioè, la mia esperienza non può essere ridotta a un problema di addizione, razzismo più sessismo uguale all'esperienza delle donne nere, oppure The Lord, questa è famosissima, razzismo più sessismo più eterosessismo uguale l'esperienza della lesbica nera, questo non, quindi queste frasi diciamo amaramente ironiche, ho trovato una presa di distanza dall'approccio delle oppressioni multiple, che era stata insomma una rottura rispetto a quello che c'era prima, no? Ma poi ulteriormente poi con le donne del Comba Rider Collective la rottura viene portata oltre. Cioè questo è un testo insomma fondamentale, quindi preferisco più che parlare di tanti testi, magari rinviamo poi insomma a vostro approfondimento poi di una bibliografia, di soffermarmi un po' su questo testo, perché è effettivamente importante, anche perché già dal titolo Comba Rival le donne di questo gruppo saldano, diciamo così, la loro esperienza con quella delle attiviste e militanti dell'Ottocento. Infatti per quello che prima mi sono sbagliata, vi ho fatto vedere questa immagine, questa è la Fruit. Okay. Un po' più piccolina, poi ci ritroveremo, e questa invece è l'Harriet Tubman, e il manifesto nel nome del gruppo, nel titolo, fa diretto riferimento ad Harriet Tubman, perché fu lei, che era appunto una ex schiava, militante femminista e antischiavista, che con una vera e propria azione militare riuscì a liberare oltre 700 schiavi, facendoli ovviamente la Carolina del sud, facendo attraversare questo fiume che appunto si chiama il fiume Comba, quindi scegliendo appunto come nome per il loro gruppo questo
nome le donne di questo collettivo intendevano di chiamare la storia che fondava le radici in epoca schiavista, tant'è che oggi ci sono alcune studiose che stanno ritracciando, diciamo, andando ancora più indietro nella ricerca appunto di quelli che sono proprio nel terreno di cultura dell'impersonalità, arrivando proprio all'epoca schiavista, quindi figure come appunto Sojourner 2 ed altre. Vi dicevo che il manifesto appunto del Pont Barraver Colletti fornisce proprio l'essenziale, no, delle idee, delle orientazioni teoriche e ideologiche che oggi sono così importanti, no, per l'approccio impersonale. Brevemente insomma vi dico quali sono. Anzitutto l'idea appunto della simultaneità delle oppressioni e il rifiuto di creare una gerarchia tra le varie varie forme di oppressione, anche perché questo, ed è importante, ci riporta poi sulla cosa che avevamo già detto prima, penso che vi abbia accennato anche Liliana, che qua non stiamo parlando solo di un concetto teorico, ma di un concetto che comunque nasce proprio dalla viva esperienza di lotta e di vita di persone reale. Quindi cosa dicono le donne del Pont-Barraver quando rifiutano appunto di gerarchizzare i vari tipi di oppressione? Che è impossibile per una persona che è soggetta a subire multiple forme di oppressione di separarle. Quindi da questo discende che dal punto di vista teorico non possiamo fare una gerarchia tra le diverse forme di oppressione. Poi l'importanza, e questo è un altro punto fondamentale, della conoscenza situata e delle forme di lotte di lotta politica identitarie che tengano conto dell'imbricazione delle varie forme di oppressione. Questo è un altro punto importantissimo. E la critica dei movimenti identitari monisti, cioè appunto di quelli che si concentrano privilegiando una sola categoria o asse di differenziazione, che finiscono appunto per occultare la situazione delle persone che subiscono dominazioni tipo, spero di essere stata chiara. E quindi è proprio su questa spinta, quindi di questo manifesto, delle cose che vi ho detto, che poi negli anni '80 sono pubblicati con una serie di testi fondamentali, avevamo già citato Angela Davis, ma ancora il volume importantissimo di Gloria Anzaldúa e Shelly Morada. Penso che anche la copertina da qualche parte, così giusto per, e non è questo, vabbè, non lo so, Borderlands, ma non me lo trovo, si vede lì sopra, eccolo qua, sono tante. Ma anche il books è forse una delle più note anche in Italia, visto che sono tradotto qualcosa, sì, anche perché il problema è che parliamo di autrici che sono state poi scarsamente tradotte in italiano. Il caso di Peluso è particolarmente interessante perché appunto questo è il suo primo testo, I a woman, non sono forse una donna, perché sostanzialmente, che è una frase peraltro di Sojourner Truth, mette a fuoco che la definizione di donna del femminismo egemonico definisce come non donne tutte coloro che non partecipano della norma. Quindi sostanzialmente Bellux diceva: se noi stiamo alle lotte proposte dal femminismo bianco e di classe media negli Stati Uniti,
e dal tipo di esperienza anche, no? Il famoso partire da sé che veniva messo in campo, questi discorsi ci escludono automaticamente dal campo, no? Quindi è un punto veramente importante che collega alcune delle cose che stava dicendo Vincenzo, cioè il collegamento storico con le lotte antischiaviste e la messa in questione degli elementi normativi che stavano nell'idea di donna come categoria politica. Niente, quindi tutto ciò per dire quindi che il concetto di personalità è nello stesso tempo lo strumento e il prodotto di una lotta proprio per la parola e per il senso, no, di queste soggettività e le varie categorie donna, nero, omosessuale divengono proprio una sorta di arena, no, dove si esplicita la guerra di tutte quelle soggettività che rischiano di essere invisibilizzate per il discorso dei discorsi dominanti. Ma ovviamente non si tratta solo di una lotta discorsiva, no, per cambiare la significazione di simboli, di categorie, questa è una cosa che insisto perché è molto importante, ma è proprio una lotta materiale, no, portata avanti da soggetti reali, e questo poi è una cosa che poi riprenderò nella parte poi sulle critiche che vedremo dopo. Quindi per la visto anche i tempi, per la risoluzione mi fermerei, così magari Liliana forse su Creation vuole dire sì. Qualcosa. Dunque, come appunto ha detto Vincenzo ha ricostruito la genealogia di alcune questioni che possono essere noi che oggi chiamiamo intersezionali, in particolare quella che ha a che fare con sessismo e razzismo, ma che ancora non hanno questo nome. E il nome viene dato. Comunque si fa riferimento a un famoso saggio di Kimberly Crenshaw del 1989 in cui parla per la prima volta di prospettiva intersezionale e di intersezionalità. Ma chi è questa autrice? Perché questo è molto importante da focalizzare sia per il contesto politico in cui si muove sia come dire, per il suo approccio chiameremo disciplinare. Lo scenario in cui si pone questo intervento della Crenshaw è uno molto specifico, che sono le politiche di equal opportunities negli Stati Uniti che sono emerse tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, che erano politiche sia diremmo come dire, di per dare visibilità a forme di discriminazione, sia politiche che poi sono state anche chiamate affermative. Il problema che mette a fuoco questa prospettiva è questo, che in ambito giuridico, è una giurista, lei mette in evidenza come la separatezza della legislazione che faceva riferimento, pensate al discorso sulle quote, no? A quote di donne o di neri o di minoranze razziali che dovevano essere presenti per esempio a livello istituzionale, faceva sì che per un verso invisibilizzava le donne delle minoranze cosiddette etniche o africano-americane che dovevano decidere se essere considerate donne o se essere considerate neri. Ma soprattutto come dire, reificava, cioè riproduceva le categorie che in realtà avrebbe dovuto combattere, cioè riproduceva le condizioni di legittimità dei rapporti sociali che avrebbe dovuto invece
contribuire a, diciamo, a sciogliere o a, a lenire in qualche modo. La Crescio, quindi, ricordiamocelo, si muove in ambito giuridico, cioè lei ragiona sull'efficacia di strumenti legislativi di lotta contro la discriminazione e la violenza, in particolare contro le donne di colore. E fa sostanzialmente due operazioni. Il primo introduce questi, teorizza sul piano giuridico questi elementi a cui faceva riferimento Vincenza, di molteplicità e simultaneità dei sistemi di oppressione. Direi però non solo dei sistemi di oppressione, ma anche dell'esperienza soggettiva del, dei soggetti, cioè l'esperienza della violenza che fanno o come percepiscono la violenza le donne africane-americane è diversa, si costituisce in modo diverso dalla violenza subita ad esempio dalle donne bianche. Quindi ci sono i due aspetti, cioè come funziona la dominazione e l'oppressione e come viene rappresentata e percepita dai soggetti stessi. E quello su cui insiste appunto la Crescio è che non, accennava già Vincenzo prima, è che non si tratta di sommare discriminazioni diverse, cioè non si tratta di fare sessismo più razzismo, ma di pensare che la violenza contro le donne di colore si costituisce appunto all'intersezione di questi due sistemi di oppressione. Questo è il primo punto. Il secondo punto, che espliciterà in una sempre invece del 91, che si intitola appunto Mapping the Margins, è appunto il tipo di soggetti che il sistema vigente di Equal Opportunities diciamo pone ai margini della propria azione di intervento. Ecco, questo costituisce, se vogliamo, uno dei punti deboli di questa, o dei punti problematici di questa teorizzazione. Cioè l'idea che la questione dell'intersezionalità coinvolga solo soggettività marginali e non sia invece costitutiva di tutti i tipi di soggettività, che forse è una delle tra le critiche, a mio parere, più giusta, efficace, che è stata posta a, questa, a questo tipo di elaborazione teorica. Quindi in qualche modo quello che viene rimproverato a Crescio è un po' di, di usare la metafora spaziale in modo dicotomico tra centro e margini, che contribuisce a, a lasciare inalterato la norma, cioè se ci sono dei margini che sono le deviazioni della norma. Tuttavia dobbiamo, cioè se questa è una critica che viene fatta legittimamente a questo tipo di elaborazione, dobbiamo pensare a quanto fosse difficile e problematica questa posizione sia nei confronti delle femministe che avevano lottato per l'introduzione di questo tipo di legislazione, sia soprattutto della, diciamo, di una parte della comunità nera che a sua volta aveva portato avanti questo tipo di politica. Quindi è veramente una posizione che quando, sono usciti questi saggi ha sollevato un grandissimo dibattito, tanto che Kimberle Crenshaw viene considerata come dire un po' l'iniziatrice di quella che si chiama la Critical Race Theory Feminist, cioè la teoria critica sulla razza femminista. La Critical Race Theory, forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare, è appunto la teoria che nasce da una messa in questione del rapporto tra diverse forme di razzializzazione
situazione in particolare nella società statunitense e che alla, negli anni Ottanta conosce forse il proprio, proprio boom di centralità sia politica sia di riconoscimento accademico. Una delle ragioni quindi che hanno da, questo, da questi brevi cenni, forse si può capire come una delle ragioni che hanno favorito il successo e la diffusione di questa categoria sia un po' il fatto di essere facilmente generalizzabile a qualsiasi tipo di messa a questione di più assi di oppressione, ma allo stesso tempo invece di essere collocata anche all'interno, diciamo, di un settore più di intervento pratico, no? Essendo nata in ambito giuridico. Quindi questi due elementi costituiscono forse una delle principali ragioni del successo e della diffusione. La seconda ragione su cui vorrei brevemente soffermarsi invece è quello che dicevo all'inizio, cioè sulla sua capacità di intercettare una questione che è al centro di tutta la teoria critica tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta. Accennavamo prima a nomi diversi come quello di Teresa De Lauretti, di Velux, di Audre Lorde e di tante altre femministe. Quello che tutte mettono in evidenza e per cui alla fine un po' intersezionalità diventa la parola chiave è che non se ne può più, come dicono alcune di loro, del mantra genere, razza e classe, cioè che la denuncia delle esclusioni portate avanti dai movimenti egemonici portava, insomma, faceva sì che qualsiasi discorso ormai non potesse concludersi con un accenno al fatto che naturalmente si trattava di prendere in considerazione le differenze di genere, di razza e di classe. Ma questo mantra non aveva poi, dal punto di vista né delle pratiche politiche né delle analisi teoriche, delle conseguenze, no? Quindi in qualche modo la proposta di Crenshaw diventa molto velocemente assunta anche fuori dall'ambito giuridico in cui era nata. E questo è, come dire, la ragione del suo successo, ma anche la radice dei problemi che ha assunto, cioè dei significati diversi che quindi questo termine intersezionalità ha assunto nella sua diffusione. Non si tratta solo, certo c'è un elemento di anche di mercato accademico per cui attorno all'intersezionalità sono iniziato a nascere convegni, antologie, eccetera, ma si tratta invece di capire se questa visione soprattutto del rapporto tra centro e margini e tra simultaneità e coesistenza di diverse forme di oppressione è possibile portarlo fuori dall'ambito giuridico e se teoricamente questa operazione può essere efficace o meno. Questo è il tema appunto di molte delle critiche che sono state mosse a questo, alla Crenshaw in Paris. Sì, appunto questa questione proprio delle critiche in terreno spinoso, no? Perché poi appunto come già accennava Liliana, fra negli anni 90 comincia una diffusione massiccia del termine, quindi sia il termine che, diciamo, l'approccio viene adoperato in maniera diversa in diversi ambiti disciplinari, molti e molte individuano appunto nel concetto di intersezionalità
anche quella cosa che poteva svecchiare, diciamo così, vecchie filologie, purtroppo insomma, sarebbe interessante vedere insomma, un po' più da adesso, ma non ce la facciamo, sono già sei o quattro, faccio un solo esempio, pensiamo proprio insomma all'ortodossia marxista che è stata analizzata da una studiosa che si chiama Sirma Birge, e lei praticamente ha particolarmente analizzato come soprattutto nel contesto insomma britannico il concetto di intrapersonalità, scusatemi, è stato appunto operato all'interno insomma del così neomarxismo, non so come ben definirlo, per appunto portare avanti un discorso che tenesse appunto conto di altri assi di differenziazione senza appunto che questi venissero poi sussunti dalla della classe, no? E quindi quindi una grande diffusione anche in discipline come la sociologia è stato insomma negli anni 90 è stata proprio come dire, modificato dall'interno da questo concetto, quindi di conseguenza questa larga poi diffusione che non riguarda l'Italia, vorrei insomma dire, cioè per noi è ancora un concetto relativamente nuovo e quindi qui sta poi un altro problema, il problema qual è? Rispetto a tutto sia le critiche, no? La questione critiche, che cioè, ovviamente per queste il concetto di personalità arriva in Italia nel momento in cui in altri contesti, come appunto statunitense o britannico, ma anche per esempio in Germania, un filone insomma, di studi, in Germania molto forte cioè da alcuni anni, a noi ci arrivano queste critiche prima ancora che impariamo a come dire, far nostro questo strumento. E quindi insomma, diventa poi molto problematico anche capire queste critiche, quali critiche sono poi da prendere in considerazione, quali invece sono critiche che non stanno in piedi, partono da false premesse o premesse sbagliate, non so bene come dire. Quindi insomma, è abbastanza complesso. Ne vediamo alcune insomma, di queste critiche in contesto nei contesti dove di personalità sono già anni che si è diffuso, quali sono appunto le critiche maggiori che vengono mosse oltre quella che appunto ha già accennato Liliana, poi nello specifico diciamo della di come Crescio poi no, aveva impostato il concetto di personalità. Allora, molte di queste critiche si concentrano sul fatto che l'approccio intenzionale apre le strade a una moltiplicazione smisurata e senza fine degli assi di differenziazione, no? E questo viene visto come una sorta di rischio, no? Perché questo potrebbe appunto indebolire, far perdere forza a diversi movimenti, c'è stata insomma una studiosa che ha proposto fino a 14 assi di differenziazione, quindi non soltanto appunto il genere, razza, classe, orientamento sessuale, ma ne ha nominato insomma fino a 14, mi sono realizzata gli studi, insomma così, cioè queste liste della spesa. Ora, non è che non ci sia un rischio, no? Di moltiplicare senza fine questi assi di differenziazione, ma di fatto, come poi sottolineano molte studiose delle personalità,
dietro appunto questo timore si nasconde la volontà di distinguere tra differenze politicamente rilevanti e differenze che non sono rilevanti, perché sarebbero una semplice espressione dei modi di vita individuali. Poi in altri ambiti c'è anche il timore di perdere centralità, rispetto a quella che è la tua categoria, in alcuni ambiti femministi molto centrati sull'aspetto del genere, c'è anche il timore che questo perda centralità in ambiti dove il concetto della centralità è quella della classe, c'è cioè il timore che questi indeboliscano questa centralità. Allora, rispetto a questa critica, il problema non è quello di stabilire in maniera così forzata, automatica, l'orizzontale, che tutti gli assi di differenziazione o di potere stanno sulla linea che è orizzontale, o di dire no, assolutamente non esistono rapporti di poteri di potere più determinanti insomma di altre, ma tutto sta nel contesto rispetto alla situazione specifica. Cioè quello che fanno notare molte studiose dell'intenzionalità è che molte volte questi si ci approccia alla questione dell'intenzionalità sia per quanto riguarda le critiche sia per quanto riguarda l'utilizzo di questa categoria, senza avere poi un riscontro di tipo empirico. Cioè dipende dal soggetto, per alcuni soggetti in un determinato contesto può essere prioritario l'asse della razza, per altri può essere per lo stesso soggetto in un contesto diverso, geografico, l'anno dopo, l'asse prioritario può essere un altro. Quindi c'è questa insistenza proprio a verificare empiricamente sempre, non sono delle cose che si possono decidere insomma a tavolino una volta per tutte. Ecco, quindi questa è una cosa molto, secondo me, molto molto importante. Altre addirittura notano ancora oggi che avevo letto appunto questo report, questa conferenza internazionale di qualche anno fa